Bene, in questo video cercherò di trattare il tema della reincarnazione e soprattutto come fare per ricordarsi altre vite. Quando parlo di altre vite, evito di proposito di utilizzare il termine vite precedenti, vite passate, vite future, per il semplice fatto che siamo abituati a ragionare in una dimensione spazio-temporale, che è quella nella quale siamo immersi e quindi siamo soggetti a questo spazio-tempo. Ma in realtà la nostra anima, o per meglio dire la nostra essenza, è un qualcosa che sta al di là, al di fuori del tempo. E quindi lo spazio-tempo, o perlomeno questo spazio-tempo, viene utilizzato per fare un'esperienza. Ma come molti altri spazi-tempo, molti altri universi possono essere utilizzati per fare delle esperienze. Queste esperienze vengono fatte da una nostra parte che è anche dentro di noi, ma è anche fuori di noi. È una parte che contemporaneamente, per usare un termine, sarebbe sbagliato anche il termine contemporaneo, però per fare capire meglio, che contemporaneamente vive tutte le vite possibili e immaginabili, in mondi molto diversi. E l'esperienza che noi stiamo facendo, di cui siamo coscienti, di cui una parte della nostra anima, se vogliamo così definire, anche se uso sempre termini umani che di fatto sono impropri, anche di parlare di parte, in realtà è un termine improprio, ma perché purtroppo noi siamo limitati dai nostri sensi. E i nostri sensi ci permettono di percepire delle cose, ma in realtà sono anche un grosso limite, perché limitano la nostra essenza e quindi ci creano delle illusioni. Sono i sensi che ci fanno credere di essere un'entità, diciamo, a sé stante, di essere diversi da qualcos'altro, di non essere energia, di non essere supportati dal vuoto. I nostri sensi ci creano delle illusioni e noi dobbiamo comunque vivere queste illusioni perché è proprio attraverso queste illusioni che possiamo fare esperienze nello spazio-tempo. L'anima che sta di fuori è, quindi ripeto, usando il termine proprio contemporaneamente, in tutte le forme possibili. La nostra anima. E queste forme possibili, ovviamente essendo infinite ed essendo collegate nel tempo, possono essere veramente molto diversi dalla forma umana. E questa può essere una delle difficoltà poi nel ricordare. Perché parlo di ricordare? Quando uno parla di ricordo, di solito si riferisce a qualcosa che è avvenuto nel passato. E mi ricordo cosa ho mangiato ieri sera. Difficilmente utilizza il termine ricordare riferito al futuro. Nessuno si sognerebbe mai di dire: mi ricordo che domani sono andato a comprare il giornale alle 5 del mattino, faccio un esempio. Perché noi pensiamo che il domani debba ancora manifestarsi. E questo non è vero neanche in questo spazio-tempo, tanto per dire le cose, perché tutte le teorie della fisica quantistica dimostrano che veramente il tempo è una limitazione psicologica dell'essere umano. Ci sono particelle che provengono dal futuro, già la teoria della relatività di Einstein ha spiegato come i tempi sono veramente molto soggettivi in funzione della massa, in funzione della velocità, e lo spazio pare essere anch'esso un'illusione, come diciamo spiegato dal fenomeno dell'entanglement. Ma non vorrei addentrarmi in questi discorsi, vorrei rientrare quindi sul concetto di come ricordarsi quindi altre vite. Siccome la nostra anima, che è un qualcosa di atemporale, aspaziale, immateriale, è contemporaneamente in tutte le forme possibili, come fare a ricordarci? Quindi come fare in questo tempo, in questo spazio,
avere un ricordo vivido di altre situazioni che non appartengono né a questo tempo, né a questo spazio, né a questo universo. Possiamo farlo solamente se riusciamo ad entrare in quell'area della nostra mente in cui il tempo e lo spazio non esistono. Quest'area della nostra mente è lo stato di vuoto. Naturalmente entriamo in uno stato di vuoto nel sonno, soltanto che questo stato di vuoto si porta via la coscienza, cioè non ne siamo coscienti, perché in realtà quando parlo di ricordare parlo di un ricordo cosciente, altrimenti noi a livello non cosciente stiamo facendo tutte le esperienze possibili e immaginabili contemporaneamente. Però, per rendercene conto, quindi, intanto a cosa serve rendersene conto? Beh, rendersene conto serve a intensificare questa esperienza specifica, a dare un significato, un senso a questa esperienza specifica, che è l'unica che la nostra coscienza si ricorda. Non la nostra anima, la nostra coscienza. La nostra coscienza è ciò che utilizza la nostra anima per fare esperienze. E quindi, mentre l'anima è univoca, unica, atemporale, la coscienza è invece temporale, è collegata, diciamo così, a questo spazio-tempo e al nostro corpo. Quindi, in questi infinite vite. Ognuna di esse ha una sua coscienza che è quella che nello scaffale delle tante possibilità, nello spazio delle varianti, va a sceglierne una e se la vive. Quindi la mia coscienza in questo momento ha fatto questa scelta e io mi sto vivendo questo nello spazio-tempo. Altre coscienze avranno fatto altre scelte. L'anima comunque è una sola, è a spaziale, a temporale. Per riuscire a riconoscere quindi in qualche modo le altre vite, e quindi se tutto questo serve per fortificare la mia coscienza che poi darà il contributo all'anima per, come dire, un'evoluzione. Dobbiamo sfruttare il vuoto. Il vuoto è ciò che collega tutto. E dicevo, naturalmente noi accediamo allo stato di vuoto nel sonno sonno. Quindi dobbiamo deliberatamente immaginare di entrare in uno stato di vuoto prima di andare a dormire, nello stato di sonno sonno, o quando una persona inizia a dormire. Deve fare un lavoro precedente in modo tale da programmare il proprio inconscio a far passare dei messaggi. Ovviamente questi messaggi non potranno che essere simbolici. Se il messaggio che affiora è collegato ad una coscienza molto distante dalla nostra, in vite, in spazi e tempi molto diversi dai nostri, che non potremo neanche immaginare, e quindi la nostra coscienza li filtrerà in qualche modo. È per questo che i sogni sono spesso simbolici, perché rappresentano qualcosa che la coscienza non è in grado di decodificare, per cui vengono adattati, vengono plasmati in modo tale che possono essere per certi versi compresi. Dobbiamo quindi entrare in uno stato di meditazione, di vuoto. Questo accade naturalmente quando andiamo a dormire e per facilitare il processo dobbiamo intenzionalmente immaginare di attraversare un tunnel con della nebbia. E noi siamo all'entrata del tunnel, all'uscita del tunnel saremo qualcos'altro e faremo delle esperienze. E tutto ciò che saremo all'uscita del tunnel in qualche modo è qualcosa che la nostra anima sta vivendo. Sta vivendo contemporaneamente perché l'anima la vive essendo al di fuori dal tempo.
e poi raccoglie le informazioni che servono all'anima stessa per un'evoluzione ulteriore, per portare un contributo a quello che potremmo definire il motore immobile, il principio, l'origine, ciò che collega tutto, la fonte, la sorgente. Ecco quindi che una tecnica è dirsi mentalmente: e mentre mi sto addormentando, quindi ripeto solo proprio mentalmente, mentre mi sto addormentando e mi rilasso sempre di più, la mia mente può fare un'esperienza particolare. Posso immaginare tranquillamente, e mentre lo dico mi visualizzo, di attraversare un tunnel con della nebbia. Da una parte del tunnel ci sono io, come mi ricordo in questo momento, e man mano che entro dentro la nebbia, la mia immagine sparisce, si dissolve, come se gli atomi si sparpagliassero in tutto l'universo. Ma io sento che sto andando avanti. E all'uscita di questo tunnel le nebbie cominciano a diradarsi e appare qualcos'altro, qualcosa che non sono più io, ma che contiene ancora la mia anima, contiene la mia essenza. In questo momento posso vederlo, prenderne atto ed esserne cosciente. E mentre sto visualizzando tutto questo, posso trovare la forza di prendere la penna e i fogli di carta che ho sul mio comodino e scrivere. Scrivere anche con gli occhi chiusi, oppure aprirli ma continuare a dormire e scrivere. Scrivere tutto ciò che vedo, tutto ciò che sento, come mi sento io, chi sono io. E quando ho fatto tutto questo, faccio tutte le esperienze necessarie per la mia anima e poi faccio il viaggio ritroso, riattraverso la nebbia, dentro il tunnel, in senso inverso. E quando le nebbie si diradano, sono tornato io, come si ricorda la mia coscienza in questo spazio e in questo tempo. Bene, questa è una sorta di meditazione che possiamo ripeterci mentalmente prima di addormentarci, in modo tale da fare delle esperienze che possano darci dei segni, dei simboli identificativi di altre vite. Alle volte appaiono delle cose molto precise che posso anche andare a verificare. Alle volte appaiono immagini completamente strane, completamente non collocabili, perché come dicevo, la gamma, la possibilità delle vite è veramente infinita. Molte sono simili, ma moltissime altre sono completamente diverse. Attraverso questo esercizio, allenandosi quotidianamente, possono venirci in mente dei simboli, dei fatti, delle situazioni che poi potremo collegare ad altre vite che la nostra anima sta svolgendo, sta mettendo in scena proprio mentre mette in scena la mia, quella che la mia coscienza si ricorda. E tutto questo contribuisce ad arricchire la mia coscienza e quindi un miglioramento dell'ecosistema universo in generale, perché l'universo acquisisce più consapevolezza e la consapevolezza è l'unica moneta che si può pagare all'universo, alla legge d'attrazione. Bene, vi do appuntamento al prossimo video, vi invito a seguirmi sul blog http://www.soluzionesvip.com. Ciao a tutti.